Verso le regionali, inchiesta della Procura di Palermo contro il voto di scambio tra politica e mafia. Ignazio De Francisci svela una intercettazione. La crisi affanna anche la mafia, perché incombe sempre più povertà e miseria. E se l'acqua è poca, ossia scarseggia, anche Cosa Nostra non galleggia. È una legge della fisica. La forza gravitazionale prevale sulla resistenza dell'acqua, che è poca, e dunque si precipita verso il basso. Tra 3 settimane e 3 giorni si vota alle regionali in Sicilia. Dalle urne è atteso un responso quasi da oracolo della verità. Il voto dei siciliani condizionerà come sarà modificata la legge elettorale, se vi sarà un Monti bis e quali alleanze e nuove proposte saranno lanciate. Serietà e responsabilità, nessuno scherzi col fuoco. E così sarebbe anche da parte di Cosa Nostra, che adesso, in prossimità del rinnovo del Parlamento siciliano, essendo l'acqua poca, pretenderebbe impegni concreti, no promesse e proclami che si propinano ai cittadini elettori. Ignazio De Francisci, già procuratore capo ad Agrigento e poi aggiunto a Palermo, oggi è avvocato generale dello Stato. E il magistrato svela il contenuto di una intercettazione tra 2 mafiosi, registrata recentemente, in marcia verso le regionali. Ecco le parole tra i 2 intercettati. I discorsi si devono fare chiari. La mafia i voti non li dà più per simpatia, antipatia e mai per ideologia, ma solo in cambio di impegni precisi. La Procura di Palermo indaga. Sono più di 1700 i candidati che attualmente imperversano in Sicilia alla ricerca del voto. Ignazio De Francisci commenta così l'intercettazione. Nemmeno i boss ormai si fidano più dei politici ed esigono impegni in cambio del voto. È preoccupante, perché accordarsi a braccetto con Cosa Nostra è reato penale, se lo ricordino i nostri amministratori. Oggi più che nel passato la mafia pretende impegni concreti e da sempre vi è una tradizione di politica e mafia che procedono a braccetto. E poi sottolinea chi scrive: l'impegno concreto, soprattutto se mantenuto, è la condizione essenziale perché sia contestabile il reato di voto di scambio politico mafioso o il concorso esterno alla mafia, spesso crollati durante i processi, perché non basta la sola promessa di voto in cambio di un'altrettanta promessa di impegno, a meno che non intervengano altre circostanze. Ad esempio il condizionamento ambientale, ossia il danno agli altri candidati non privilegiati dalla mafia, che si ipotizza ricorrente nella tipologia di voto di scambio che si contesta a Raffaele Lombardo.